giudizio positivo. Molto positivo, molto bene, ci fa piacere. Allora, solo per il momento ringraziamo gli amici della commissione. Tra poco gireremo alcune domande anche agli altri membri, ma la serata è ancora bella corposa. Andiamo a presentarvi adesso invece un gruppo, il gruppo ospite di questa serata. Sono un gruppo particolare perché la maggior parte è formata da donne, l'unico gruppo etnopop calabrese che gira praticamente tutta l'Italia. L'altra sera, tra le altre cose, eravamo per coincidenza insieme a Milano nella stessa serata. È stato per me davvero un piacere ascoltarle ed è formata da Antonio Grosso. Lui è campione, pensa, di organetto a livello italiano, canti popolari, ed avremo il piacere di vederle qui con noi. Vado a chiamarle subito: Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo. Thank you.
Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo. La musica popolare stasera passa da Bagnara per tutto il mondo, che meraviglia. Noi vogliamo darvi una notizia legata a Nino Romeo. Se lo dico non succede nulla, lui non credo che voglia, ma non mi farà nulla di che, insomma, lo dico subito. Negli anni Ottanta c'era un evento proprio di canti popolari dialettali che provenivano queste band da tutta Italia. Pare che a fine febbraio torni questo evento su Radio Medua, no, per vedere se eravate sempre attivi e collegati. Quindi tornerà questo evento di canti popolari con dialetti provenienti da tutta Italia. È una cosa, credo, bella, a voi farà sicuramente piacere. Adesso inizia la sfida, ovvero ci saranno 10 concorrenti, quelli senior, quelli più grandi. Solo 5 passeranno la fase di domani sera, 5 verranno esclusi, ma tra questi 5 uno solo avrà la possibilità ancora di essere ripescato, quindi portato, catapultato nella serata di venerdì sera, ovvero la penultima.